Nell'intento di allargare i propri confini, il premio internazionale Semplicemente Donna, in occasione del suo decennale, è approdato anche in Valdarno, ricevendo una calorosa accoglienza da parte dell'Istituto Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi. Qui studenti e studentesse hanno potuto conoscere la storia di Esoè Agatise, avvocato internazionale impegnato nella lotta alla schiavitù moderna, e dialogare con tre grandi protagoniste dell'Albo d'Oro del premio: l'ambasciatrice del Kosovo Vjosa Dobruna, l'attivista irachena Widad Akrej e Laura Roveri, sopravvissuta ad un tentato omicidio da parte dell'ex compagno e premiata nel 2020 come Donna Coraggio. È fondamentale, perché quello che i ragazzi spesso ascoltano nelle classi è una lezione fra le tante, è un contenuto da apprendere, punto. Con questo toccano davvero con mano quali sono i temi davvero attuali per loro, e non diventa, come ho detto prima, una lezione, ma la lezione. Imparano davvero un comportamento diverso, come ha detto Laura Roveri, l'importanza delle parole, l'importanza di comunicare davvero un contenuto che è vero. Secondo me è una delle cose più importanti, perché soprattutto lasciando stare che la generazione, comunque siamo una generazione nuova più che altro, però comunque anche riguardo le famiglie, comunque sono idee sbagliate provenienti da idee passate, secondo me adesso va portata e rinnovata questa mentalità. Credo che questa sia stata una bellissima opportunità, perché oltre al fatto che si collega perfettamente con il nostro programma di educazione civica, purtroppo la violenza sulle donne è un fattore che non conosce limiti d'età, di condizione economica, condizione sociale, eccetera. Quindi è bene fin da subito, appunto, che concetti del genere, testimonianze del genere, che rimangono anche dentro, appunto, vengano passati anche alle generazioni più piccole. Perché le persone che si trovano, che subiscono queste violenze, non vadino incontro alla soluzione, cioè non denuncino, bensì guardino gli aspetti negativi della denuncia, quando secondo me la denuncia sarebbe la soluzione principale per queste cose. Cosa avete imparato oggi? Abbiamo imparato che purtroppo la violenza sulle donne ha un'origine, ha un ceppo culturale, dunque per intervenire bisogna usare manforte e soprattutto lavorarci nelle scuole con i giovani. Sicuramente vediamo la storia di queste donne, perché comunque sono storie molto toccanti e anche forti, perché comunque vediamo che hanno trovato una forza proprio per raccontarle, e non è da tutti. Qual è l'esempio che hanno dato a voi giovani? È sicuramente quello di cambiare, perché dobbiamo sbrigarci, è l'ora proprio di cambiare la cultura e che la figura maschile non sia più quella dominante, bensì ci sia proprio parità di genere. Sì, principalmente è un problema culturale che deriva da tantissimo tempo fa, da anche il Medioevo se pensiamo, o anche dalle popolazioni greche, eccetera. Sicuramente questo è un anno, è un decennio in cui bisognerebbe migliorare e cambiare. Secondo te il XXI secolo è il secolo delle donne? Sì, sicuramente, penso sia anche l'ora che sia il secolo delle donne.